Ciao a tutti, allora finalmente il video sui libri! Perché non ho fatto il video sui libri? Perché non ho avuto il tempo di leggere. Mi sto imponendo la sera, perché i social network ci hanno rovinato, mi sto imponendo la sera di chiudere il computer, di spegnere il computer e prendere il libro, piuttosto che guardarmi un video, piuttosto che leggermi su Facebook i cavoli degli altri. E diciamo che ci sto riuscendo, quindi finalmente sono riuscita, ho qualcosa di concreto di cui parlarvi. Parliamo prima di quelli che ho letto, sono tutti sul Kindle. Allora, ho finito, se lo trovo, L'inverno nel mondo di Ken Follett. Allora, il primo libro di Ken Follett, che era, aspettate, La caduta dei giganti, parlava della prima guerra mondiale e della... Ma perché non son brava come Federica a fare le recensioni dei libri? Sono una pippa io. Allora, della vita di quattro o cinque famiglie, nuclei familiari, persone che si intrecciano tra di loro sullo sfondo appunto di quello che accade nel mondo, in questo caso la prima guerra mondiale. Mi era piaciuto molto come libro e poi l'ho letto quando papà era in ospedale, mi ha fatto molta compagnia, quindi appena è uscito ho preso subito L'inverno del mondo. L'inverno del mondo prosegue naturalmente la storia, si aggiungono nuovi personaggi, ma vediamo comunque l'evoluzione di quelli che sono quelli che abbiamo imparato a conoscere per tante pagine, perché poi Ken Follett, e io l'ebook lo ringrazio proprio perché mi consente di leggere questi malloppazzi di libri in maniera molto pratica, mentre poi vedrete però che i libri che vi farò vedere, che ho comprato, sono tutti cartacei, perché ci sono dei libri che io solo cartaceamente leggo. E quindi mi è piaciuto tanto, sono molto impaziente e curiosa di leggere il terzo. Io credo che uscirà o a fine anno, perché era novembre, ottobre, novembre quando è uscito il secondo, quindi può darsi che uscirà quest'anno, ce la farà ad uscire, e non vedo l'ora davvero di leggerlo. Tra questo e il libro che sto leggendo adesso, ho letto un libricino della E. Newton che si chiama Love Kitchen di Jenny Nelson. È un romanzetto. E perché dico questo? Perché ci ho messo parecchio per finirlo, perché ogni tanto mi addormentavo. Diciamo che lo inizi a leggere, sai già come andrà a finire, vabbè. La storia di una donna, una chef, che dopo una brutta recensione decide di partire per l'Italia, rivoluziona la sua vita coltivando sempre quello che è il suo più grande desiderio, cioè aprire un ristorante da sola a New York. Questo, cioè non è che c'è tanto altro da dire, è molto scorrevole, facilissimo, ma veramente un romanzetto abbastanza noioso, perché insomma, cioè, non lo so, l'ho letto così, era veramente, cioè, una cagata pazzesca. No, vabbè, però adesso sto leggendo di Daria Bignardi, L'acustica perfetta. La Bignardi mi ha sempre stupito, non perché io pensassi che fosse una cattiva giornalista, ma non pensavo scrivesse così bene. E devo dire che mi sta piacendo molto. L'acustica perfetta racconta una storia di una coppia. Non so come definirla. Lui è un musicista, lei è una donna particolare, molto problematica, e il libro dipana quella che è la loro vita, incentrata principalmente su di lei, ecco. Sono all'inizio, ho iniziato a leggerne. No, sono all'inizio, ma sono al 49%, quindi diciamo che sono a metà. E devo dire che non mi è piaciuto, mi sta piacendo molto. All'inizio no,
All'inizio non riuscivo ad inquadrarlo bene le prime pagine, poi dopo invece, anzi, metà libro l'ho letto in due volte. Ho comprato vari libri perché c'erano varie edizioni su ebook, come Il pannello di Harry De Luca, Passerotti di Doris Lessing, perché era tanto che non compravo qualcosa di Lessing, Vita di P, Il codice da Vinci, io ce l'ho, ne ho due copie tra parentesi, perché una era di mio marito, una era la mia, quando ci siamo sposati ne abbiamo avute due. Ho preso Il seggio vacante di J.K. Rowling, La casa dei bambini, per bambini speciali di Miss Peregrine, La cucina dei desideri segreti, molti non so nemmeno, un regalo di nozze di Andrea Vitali, quello che ora sappiamo di della Dune, ne ho presi veramente tanti, Super Santos di Saviano, Il turno di notte lo fanno le stelle di Harry De Luca, L'idiota di Dostoevsky, e insomma mano a mano mano a mano li leggerò. Spero veramente di riprendermi un attimo a leggere. Mi sono data le letture romanzate. Ho ancora Il metodo di Franz Guion da leggere, mi spiace, non riesco, sono arrivata a pagina 68, molto molto interessante per una vita sana e armoniosa, ma in questo momento non lo so, io poi vado a periodi, quindi devo trovare la motivazione giusta per leggerli. Per quanto riguarda l'ordine Amazon che ho fatto la scorsa settimana, ho preso L'orsetto Bobo va a fare la spesa, L'orsetto Bobo va alla fattoria e L'orsetto Bobo va al mare. Scherzo, questi li ho presi per le bambine, erano tipo 3,99 centesimi, una cosa del genere, o 3,1 euro, non lo so, perché erano tipo le rimanenze di magazzino, prima costavano 1,50 euro, ma non so, li ho pagati davvero pochissimo, e le bambine quando l'hanno visto, naturalmente glieli devo tenere in mano io perché sennò li rompono. Naturalmente, allora, ho preso per mio marito 000 di Saviano, perché lode al coraggio di chi sacrifica la sua libertà per scrivere, per informarci, e quindi questa è la sua foto. A me Saviano ce l'ho nel cuore perché vi parlavo la volta scorsa della puntata di, come si chiama, del testimone con Pif, e la puntata su Saviano è stata un colpo al cuore, perché non ti rendi conto di, cioè, sai, dici sì, sei sotto scorta, non ti rendi conto di quello che significa. Ma mi hanno fatto più male le frasi dei napoletani. Quando lui è andato a Napoli e hanno intervistato la gente, e c'era una ragazza giovane che diceva sì, vabbè, però l'abbiamo capito, parli sempre della stessa cosa, parla sempre della stessa cosa, lo sappiamo che siamo inguaiati, però non è che lo devi ripetere ogni volta. E no, non è così, lo deve ripetere ogni volta, perché fino a quando c'è gente che penserà che se l'è cercata, penserà che ha scritto delle... Una signora l'hanno intervistata e ha detto vabbè, lo sa solo lui se l'ha scritta la verità. Non, ragazzi, il problema sapete qual è? Che se uno non si vuole elevare, se uno non vuole conoscere, se uno preferisce stare chiuso tra le quattro mura della sua mente ristretta, cioè, è una vita molto molto triste. E il vedere sempre il marcio delle cose, il vedere il non rendersi conto di quanto possa essere vile pensare certe cose, perché essere pavidi nella vita non paga, solo questo.
quello che lui ha fatto è quello che dovremmo fare tutti, ma nessuno, nessuno ne ha il coraggio, ragazzi. Perché io ho due figlie, che cosa, cioè, se io fossi stata nei suoi panni, non, che cosa avrei fatto? Quindi, se ognuno almeno avere un po' di rispetto per chi è stato meglio di noi. Solo questo, vabbè. Poi ho preso, naturalmente, Camilleri, la nuova puntata su Montalbano, un covo di vipere. Io adoro perché mi mandano, ogni volta che mi mandano Montalbano, ci mettono sempre la pubblicità in cartolina di qualche cosa. Io lo adoro perché lo uso come segnalibro. Non so niente di questi libri, non ho letto neanche la trama. Perché? Di questi libri, perché il secondo che ho preso è il King, è il nuovo King che si chiama Joyland. Guardate come bella la foto! Io amo quest'uomo. Quando si tratta di tre persone, cioè King, Camilleri e Isabella Allende, io li prendo senza neanche leggere la quarta di copertina, non voglio sapere neanche di che parlano, tanto lo so che mi piaceranno. Anche se Montalbano, ve l'avevo detto, sta arrancando un pochettino, io spero che sia un bel libro. Solo che sono indecisa se leggere prima il King o leggere prima Camilleri. Naturalmente, chi di voi ha letto uno dei due, non dica niente, non faccia spoiler, mi raccomando. Ma penso che inizierò da King perché è un po' che non leggo qualcosa di King. Di che parla? La vita non è sempre un gioco al massacro, a volte si può vincere un premio molto prezioso. Estate del 43, Carolina del Nord, David Jones, uno studente universitario squattrinato e con il cuore a pezzi perché la sua ragazza lo ha tradito. Per dimenticare lei e guadagnare qualche dollaro, decide di accettare il lavoro in un luna park. Arrivato nel parco divertimenti, viene accolto da un colorito quanto bizzarro gruppo di personaggi. E ci saranno varie cose strane, molto macabre. Cioè, già io non posso più guardare i pupazzi, anche il luna park adesso. I pupazzi, i clown. Quindi, insomma, ho preso da leggere per tutta la famiglia, bambine e cose varie. Scusate. Quindi. Questi sono i libri che sono in programma di leggere. 000 lo volevo iniziare a leggere io, però poi ho visto che mio marito già oggi mi dà il libro di Saviano che mi hai comprato. Ho detto no, devo fare prima il video, quindi penso che lo leggerà prima lui. E vabbè, quindi questo è tutto, io vi saluto. Scrivetemi i soliti consigli di lettura sempre, scrivetemeli perché io sono sempre alla ricerca di cose nuove da leggere, anche se ho poco tempo. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!